Allora, in quest'ultimo video vi mostro un esempio completo di risoluzione a occhi chiusi, quindi fase comprendente sia la fase di orientamento che quella di permutazione. Come al solito, a cubo risolto ponete la faccia rossa davanti e la faccia bianca sotto e applicate lo scramble in sovraimpressione che ho messo anche nella descrizione del video. Vi dovreste trovare in questa situazione. Questa è la faccia frontale, destra, sinistra, sopra, sotto, e dietro. Allora, vediamo un po' questo cubo. Vediamo la parte di sopra. Tutti e quattro i pezzi sono da orientare bene. Non c'è né un bianco né un giallo sopra. Io direi, allora, questo deve essere orientato in senso orario, anche questo qua in senso orario, anche questo. Quindi potremmo raggruppare questi tre che devono essere orientati tutti e tre in senso orario. Questo qua vediamo di accoppiarlo con qualche altro pezzo sotto. Quindi vediamo sotto che cosa c'è. Giriamo il cubo così, vediamo un po'. Anche qui ci sono quattro pezzi da orientare. Qua ci sono questi due pezzi che possiamo subito accoppiare. Li mettiamo sopra. Restano questi due pezzi. Questo qua deve essere orientato in senso orario, anche questo, e quindi possiamo raggrupparli con quel pezzo di sopra che era rimasto isolato. Vediamo un attimo di ricapitolare. Orario, orario, orario. E ce li facciamo tutti e tre. Giriamo il cubo. Portiamo questi due sopra. Dobbiamo fare anche qua orario, 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 quindi in qualche modo questo qua lo dobbiamo portare sopra. Quindi queste sono le informazioni che dobbiamo ricordarci per quanto riguarda l'orientamento. È capitato per quanto riguarda l'orientamento un caso un po' più complicato. Adesso vediamo un attimo la permutazione, i cicli. Allora, questo pezzo dovrebbe trovarsi qua dietro, quindi dobbiamo fare 1, 7. Questo qui dovrebbe trovarsi qui. Quindi 1, 7, 3. Questo dovrebbe trovarsi qui. Quindi 1, 7, 3, 4. Questo dovrebbe trovarsi qui sotto. Quindi 8, 1. 7, 3, 4, 8. Questo dovrebbe trovarsi in posizione 6, qui. E poi si ritorna a posto. Quindi 1, 7, 3, 4, 8, 6. Restano solo due pezzi da vedere. Questo è venuto un ciclo di lunghezza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, mancano due pezzi. Questo che sta messo a posto e questo qui. Quindi dobbiamo risolvere un solo ciclo di lunghezza 6. Ok, dobbiamo quindi memorizzare tutte queste informazioni. Questo è venuto un po' difficile. Orientiamo questi tre. Dobbiamo mettere il cubo in questo modo. Questi sono andati a posto. Facciamo un Z2 e mettiamo questi sopra. Questo adesso dobbiamo orientare questo e questo in senso orario. Dobbiamo portare questo sopra. Allora possiamo fare down e poi un left. Quindi ce l'abbiamo qui sopra. Ricordiamoci che adesso ho fatto un left di 90 gradi, che è una mossa di setup consentita perché siamo ancora in fase di orientamento. In permutazione non avrei potuto farlo. Sono andati tutti quanti a posto qui e anche sopra. Quindi siamo ritornati anche in posizione corretta. Adesso questo super ciclo dobbiamo iniziare a fare 1, 7, 3.
possiamo applicare quell'algoritmo che vi ho mostrato nel video precedente, dove permutavamo questi tre pezzi in senso antiorario. Ok, il 7 e il 3 sono andati a posto, adesso manca 4, quindi abbiamo 1, 4, 8, 6. Quindi adesso dobbiamo risolvere, diciamo, il ciclo 1, 4, 8, in modo da sistemare i pezzi che dovrebbero stare qui e qui. Quindi possiamo portare l'8 sopra. Possiamo fare un down inverted, right 2. Possiamo portare il pezzo qui. Possiamo fare 1, 4, 8. Quindi dobbiamo fare la permutazione oraria. Right 2, applicato le mosse di setup al contrario, adesso resta questo e questo. Possiamo portare i due angoli qui, in questo modo facciamo un up e portiamo l'angolo che stava qui, qui, e poi facciamo right 2, portiamo l'angolo che stava qui, qui, e applichiamo l'algoritmo che scambiava i due angoli. Ok, adesso questi possiamo riportarli giù, e questo ritorna a posto così, il cubo è risolto. Questa volta sono andato più veloce perché penso che dopo tutti gli esempi che ho fatto le cose siano più chiare, soprattutto se vi siete esercitati. Ragazzi, il tutorial è giunto al termine, vi ringrazio, spero che sia stato tutto chiaro. Se avete problemi potete scrivermi, se volete potete inviarmi un video di risposta su come lo risolvete, o se avete problemi potete mostrarmi il vostro cubo e vedere un attimo come risolvere quel caso. Adesso ci sarà un riepilogo di tutti gli algoritmi visti e anche altri algoritmi che potrebbero esservi utili. Ciao ragazzi, alla prossima!